MotoGP della Val Gardena, ultimo giorno del tabellone di qualificazione e anche primo giorno del main draw che partirà nel pomeriggio. Si disputano stamattina gli ultimi quattro incontri che stabiliscono i quattro giocatori che entreranno nel girone finale. Primo incontro, Bortolotti e Petrone sono due italiani e garantiranno perciò l'accesso di almeno un italiano nella fase successiva. Il secondo incontro sarà quello fra Henrich, il finalista del 2011, contro il bielorusso Betov, e poi avremo il tedesco Langer che giocherà contro il bulgaro Duri e chiuderà il croato Sancic contro il tedesco Kerr. Ieri Bortolotti ha giocato benissimo, ha eliminato l'ultimo tedesino Patrick Prinot e sembra favorito nel confronto con Petrone. Nel secondo match anche Henrich, che è ormai abituato a questa altitudine e conosce benissimo questi campi, potrebbe essere un po' più favorito sul bulgaro Betov, che non ha impressionato nelle prime due partite. Il terzo incontro con il tedesco Langer, che ha eliminato Maffert, quello che ha eliminato Patrick Prader, sembra favorito sul bielorusso Buri, che ha eliminato l'outsider Virgili, che si è comportato benissimo fino a ieri. Nell'ultimo incontro fra Sancic e Kern sembra favorito Kern, che ha dimostrato un grandissimo gioco, una grandissima velocità di palla e anche una grandissima profondità. Questo per quanto riguarda gli incontri di questa mattina. Pomeriggio ci sarà il Kids Day, dove Simone Bolelli e Andrea Seppi giocheranno, palleggeranno con i ragazzi che verranno qui al circolo di Ortisei. E terminato questo, alle 17.30 si partirà con i primi incontri del tabellone principale. Ci saranno due singolari, ma soprattutto si comincerà anche con i doppi e rientreranno in campo alcuni altoatesini. Ci sarà il doppio Prinot con Kostner, che giocheranno contro Mektic e Sancic, e ci sarà Simon Berger con Nicolussi, che giocheranno contro i due italiani Arnaboldi e Viola. Questo è tutto per il programma di oggi.